Ancora un'aggressione a un autista di autoguidovie è successo giovedì pomeriggio sulla linea Casorate-Pavia vicino a Marcignago. Sul pullman sale un ragazzino, forse un minorenne. Alla richiesta di mostrare il biglietto ne presenta uno non valido. L'autista lo invita quindi a scendere e il giovane, per tutta risposta, lo minaccia e lo colpisce con schiaffi e pugni per poi scappare. L'autista ha terminato la corsa ma si è poi sentito male ed è stato portato in pronto soccorso a San Matteo. Si tratta del terzo episodio violento in meno di 2 settimane. Solo pochi giorni fa, su un bus di Pavia, un ragazzo aveva minacciato un altro autista con un coltellino, mentre il 13 marzo all'autostazione di Via Trieste un giovane aveva ferito alla gamba un conducente che gli aveva chiesto il biglietto. I sindacati hanno indetto uno sciopero di 8 ore del trasporto pubblico urbano per lunedì 27 marzo. È una situazione ormai diventata insostenibile, i lavoratori vanno sul lavoro a fare le corse, per fare un servizio utile alla collettività con la paura. Sta cosa veramente è preoccupante, fa accapponare la pelle, noi non possiamo permettere questo stato di cose nel modo più assoluto. Le parti sociali avevano già chiesto un incontro all'azienda nei giorni scorsi, senza però ricevere risposta. Da qui la decisione di proclamare lo sciopero. E quindi a questo punto siamo quasi stati costretti a dare un segnale più forte e dichiarare una protesta, insomma. Nell'immediato le norme lo consentono e quindi abbiamo dichiarato il nostro malgrado una protesta del 27 per far sì che chi non vuol sentire cominci a sentire. Servono barriere di protezione per il posto di guida dei conducenti, spiega Di Capua, e i controlli vanno fatti con più personale. La presenza di più persone e venga fatta a sorpresa, cioè nel senso che io vedo, essendo un utilizzatore della metropolitana milanese, vedo che ogni tanto ai tornelli c'è uno schieramento di 5, 6, 7 persone che fanno questo controllo a sorpresa. Quello può essere un deterrente, cioè sono 5, 6, 7 persone che magari influiscono, cioè fanno sì che chi vuole delinquere, qualche preoccupazione a delinquere ce l'ha, insomma. A questo è chiaro che anche la presenza ogni tanto delle forze dell'ordine, che hanno anche già il loro gran bel da fare, potrebbe ogni tanto, la presenza potrebbe aiutare.